Sono nato da Charlie, in provincia di Salerno, il 22 settembre 1953. Ho appreso da mio padre le tecniche, i segreti e le malizie della pesca. Alla fine del liceo mi sono iscritto all'università, giurisprudenza. Dopo il secondo anno ho abbandonato. Troppo forte è stato il richiamo del lavoro e del mare. Sono tornato a fare il pescatore. In mare siamo tutti uguali, vale la regola del buon comportamento. Il mare va rispettato come i suoi frutti, come va rispettata la legge. Tutte le volte che uno straniero mi dice che noi italiani siamo fatti così, egoisti, indifferenti, menefreghisti, anche sempre un po' collusi, io gli parlo del sindaco Angelo Vassallo. Ho sempre amato gli animali. Una volta, per salvare un gattino, l'ho portato dal veterinario più vicino, ad Avellino, 200 km di distanza. Un'impresa per qualcuno, un'assurdità per molti. La bestiola era salva e io ero felice. Tutte le volte che un italiano, di solito del nord, mi dice che il sud è così egoista, indifferente, menefreghista, è sempre un po' colluso, io gli parlo del sindaco Angelo Vassallo. Ho sempre amato gli animali, il mio paese, la mia campagna, il mio mare, il mio lavoro, senza riserve né condizioni. Quando diventai sindaco, a Charolie era un paese povero. Per trovare un lavoro bisognava andare a cercarlo lontano, in Germania, Svizzera, Francia. Oggi Pollica e il suo territorio non hanno più disoccupati. Nessuno va più a cercare fortuna lontano da casa. Mi resi subito conto che da queste parti fare significava disfare e poi rifare. Così autorizzai subito la demolizione di uno stabilimento balneare abusivo sulla spiaggia di Acciaroli dagli anni 70. Gli parlo di un italiano del sud che voleva così bene alla sua gente e al suo paese, riuscendo a trasformarlo in un paradiso anche al costo della vita. Non pensavo ai nemici, forse mi sbagliavo. Dovevo essere odiato perché svolgevo il mio dovere di sindaco, perché volevo Acciaroli pulita, Pollica bonificata, perché lottavo contro chi spacciava la droga, perché espropriavo pochi metri di terreno per costruire un giardino pubblico. Perché combattevo gli abusi edilizi? Perché volevo che il mare fosse mare e non una pozza senza vita? Perché pretendevo che l'asilo fosse veramente sicuro? Dovevo perseguire questi obiettivi per non rinunciare ad essere me stesso.